Il primo oggetto è la mazza da minigolf. Il secondo oggetto è la rubrica cartacea. Il terzo oggetto sono le caramelle per la gola. Sono Valentina, la responsabile dell'InfoPoint. Ho scelto la mazza da minigolf perché è l'articolo che vendiamo più frequentemente all'InfoPoint, perché tutti vogliono giocare a minigolf in questo villaggio. La nostra rubrica telefonica è cartacea perché noi siamo un ufficio un po' vintage. A noi piace toccare le cose più nella carta che non digitali, quindi ci troviamo meglio così. La rubrica è essenziale perché oltre ai numeri, contatti telefonici che ci servono, ci sono anche tutti i nostri appunti accumulati anni dopo anni, in più di 10 anni di team insieme, e quindi ci sono anche tutti dei messaggi per capirci fra noi. Ho scelto come ultimo, ma non meno importante, oggetto le caramelle per la gola, perché nel nostro lavoro, su un turno di 7-8 ore, parliamo ininterrottamente con il cliente. Quindi, il primo consiglio che mi viene di dare a chi vuole intraprendere questo lavoro è quello di conoscere abbastanza in dettaglio il nostro territorio e la nostra realtà, perché ovviamente le domande che ci rivolgono i turisti sono quelle di esplorare la nostra regione e il nostro territorio, quindi Toscana in generale, ma proprio anche Costa degli Etruschi. Quindi ovviamente più una persona ha il suo bagaglio culturale e paesaggistico sul posto, meglio è. Il secondo requisito per noi fondamentale è quello dell'attitudine alla vendita e quindi anche una buona capacità di vendere un prodotto, individuare la clientela e vendere il prodotto giusto. Ovviamente l'InfoPoint è un servizio di informazione, un punto di informazione, ma anche è un'attività commerciale dove si vendono varie cose, da tour a minigolf, noleggio auto, eccetera. Importantissimo ancora è la disponibilità nei confronti della clientela e comunque una buona, anzi buonissima, capacità di ascolto. Ovviamente il nostro villaggio è un villaggio enorme con una grandissima quantità di persone dentro e prima o poi tutti passano da noi e noi bisogna sapere ascoltare il cliente anche se è la centesima volta che ci sentiamo fare questa domanda durante il giorno.